Attention please. Attention please. Maledizione! Ma lo sapevo che sarebbe successo prima o poi. Porca vacca! Ladra! Bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Sheikas e mi trovo qui solo per dirvi che sì, è il 51esimo episodio, ma ragazzi, l'altra volta nel 50esimo ho giocato così tanto, che ho registrato così tanto e sono successe così tante cose che farle entrare in un solo episodio non mi è stato possibile. Quindi questo è, diciamo, il continuo dell'altra registrazione. Però, succede che mi commenta Em nello scorso episodio, ti ringrazio tantissimo e soprattutto ti saluto, e mi ha consigliato dei nomi bellissimi, sia per maschi che per femmine, quindi credo che cambieremo i nomi ai nostri futuri bambini. Ecco, diciamo così, così almeno non spoilero. Comunque ragazzi, iniziamo subito perché succede di tutto e andiamo in game che è meglio. Ok ragazzi, stavo aspettando che Paige arrivasse. Al momento è squillato il telefono, sta squillando a tutti perché... No! Chiamo per comunicarti che Daniel Miller, tuo familiare, è venuto a mancare, le mie condoglianze. Oh mio Dio, doveva essere un episodio felice di ritorno, di rientro, di figli. No, è morto Daniel. Come è morto? Paige, Daniel, eccolo, morto per vecchiaia. No, dobbiamo andare al cimitero, no. Ok ragazzi, sì, rispondete al telefono e a tutti vi dice che è morto zio Daniel. No, in realtà sì, zio Daniel. No. Ok, dobbiamo fare cosa? Là, intanto tu mangia, per favore, Paige. No, oddio, la tristezza. Tutti tristi. È morto Daniel. Questo te lo vendo, non ti serve. E... Uffa. No. No. Alex? Ah, oh, fare niente, ok. No, guardate che pancione che c'ha Paige, tra l'altro. Finalmente il pancione è tornato. Comunque, ci vediamo sempre al momento del parto e intanto faccio mangiare lei, ma vado al cimitero a mettere la lapide di Daniel. Vado a raccattare Daniel. Sì, prima o poi doveva succedere, ragazzi. Era vecchietto pure lui. Non possiamo farci niente. No, Paige. No, ragazzi, no. 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 Non è possibile. Ma dai, ma è appena morto Daniel. Muore pure June. Ma mi muore pure Jay. Tutti oggi devono morire. Fatemi capire. Che è sta moria? Guarda il telefono. Fermi, June, tutti June, ok, danno l'avviso a tutti e metteremo al cimitero anche lei. Niente ragazzi, una famiglia andata, distrutta, dovevamo partorire, doveva essere un giorno felice, fantastico, perché dovremmo partorire tra... Cristo Santo! Jay Miller è venuto a mancare e niente, ora mi muoiono tutti i fratelli, tutti oggi. Non ditemi che è ancora il problema della vita, perché sinceramente anche basta, insomma. Ecco, Jay Miller e June è venuto a mancare. Ora mi muoiono anche Riley e Kylie. Sono rimaste perché gli altri non sono ancora anziani.
Cioè, Cristo santo, anche i gemelli sono morti. Qua c'è il compleanno dei gemelli, ma tanto dice scuola. Ah, la scuola. Alec 8, Amber 10, Alex 10, gemelle 10. Ok, perfetto, fantastico. Chiacchiera con Jace. Ma non andate a dormire, ragazze? No. A loro, tra le altre cose, infatti, c'hai sete. Gli ho fatto comprare le sacche di plasma. Non è possibile. Riley è venuta a mancare. Perfetto. Ora ci muore anche Kylie perché sono gemelle. E niente, io spero che sia tutto per vecchiaia, perché altrimenti non ne usciamo più. Questa è June Miller, esatto, morta per vecchiaia. Jay, fratello, morto per vecchiaia. Cioè, ti pare normale che ancora sti due non sono morti, mentre i figli sì? E neanche Andrea, cioè i genitori di sti ragazzi non sono morti e loro... No, vabbè, no, vabbè, vabbè, la vecchiaia. Ma tanto moriranno pure i genitori adesso, dove vanno per tetti? Eppure hanno campato bene, quindi... vabbè, aspettiamoci la chiamata anche di Riley o Kylie, non mi ricordo quale delle due mancava. Paige, mi devi partorire, mi devi far chiudere questo episodio col sorriso, perché ti giuro, aspettiamo la chiamata di Riley. Aspettiamo. Eccola qui, olè, non tarda di un secondo. E Kylie è venuta a mancare, va bene. Rispondiamo tutti. Tutti fantastici, tutti felici, saremo tristi per i prossimi 72 anni. Finiti, eh? Basta! Gli anziani sono finiti, a meno che non ci chiamano che muoiono anche i genitori. Ma penso di sì, ci chiameranno anche per quello. Tutti tristi, yeah, che bella la vita, wow, fantastico. Perdita in famiglia. Ci posso fare nulla, ragazzi, è la vita. Ma è anche la vita il fatto che tu ti svegli e mi partorisci, per favore. Devi partorirmi, Paige. Alzati, dai, vai al bagno. Te la stai facendo addosso. Ragazzi, dovete andare a scuola. Piangete se volete, fate quello che volete. Certo, potevo fare un bagnetto in camera, sta donna, poverina. Vabbè, ce l'hai lì di fronte. Dove vai? Ah, usi quello delle gemelle, va bene. Tutti tristi, guardali carine, va a piangere. Però è contenta del fatto che passano l'aspirapolvere, va bene. E anche lei va a piangere. Olè, che bello. Possiamo partorire? No, ancora no. Dobbiamo aspettare. I ragazzi andranno a scuola tra circa un'ora. E no, lasciali stare che devono andare a scuola. Vieni, siediti, Paige, scrivi qualcosa, perché... scrivi un libro di genere. Libro triste. Vai, siamo tristi, siamo molto tristi. Cioè, molto. Crollo emotivo, no, sta buona, ti prego. Qualcuno cadde dal nido del cuculo. Qualcuno cadde dal nido dei Miller. Tipo tutti. Tipo tutti, mi sono cascati tutti. Che è, cos'è? Crollo emotivo, va bene. Intanto il computer scrive da solo, da notare. Wow. Scrivi e riprendi a scrivere. Qualcuno cadde dal nido dei Miller. Basta! Quanto dura sto crollo emotivo? Forza! Voi a scuola non ci andate. Guardali carini tutti insieme. Che fa? Mangia, mangia, mangia. Tu stai a fare i compiti. Ti sei svegliata presto per fare i compiti. Li potevi fare prima. Tu pure fai un pasto. Non ce la fate, ragazzi, dai. Tu però ce la fai a bere la sacca di plasma prima di andare a scuola. Tu pure? Sì, tu pure, vai, vai, pure tu, bevi. Bevete queste due sacche di plasma, così state tranquille, non vi... Stavo per dire una cosa brutta. Non bevete il plasma dei vostri compagni di classe, sono orribile. Certo, lui, capito, sei a posto, dai, t'accollare, forza. Mando tutti da soli e nel frattempo io volevo vedere i tratti caratteriali, perché ok, responsabilità ci siamo, crollo emotivo non molto, ma non è neanche il momento, devo dire, per gestire sta cosa. Responsabilità ce l'ha, perché li dobbiamo far passare da pure lei, nonostante sia una vampira, e immagino anche la gemella. Perfetto, ok, siamo a posto. Cos'è qui? La votazione era aperta. E dobbiamo votare. Sì. Io sono fantasma. In tema di morie.
Vai, Paige, forse dobbiamo partorire. Andiamo anche a votare, che voglio vedere. Andate a scuola, andate. Controlla le storie di quartiere, mostra vota per via mediazione di quartiere. Vai a scuola, forza, lascia tutto quello che stai a fare e vattene a scuola perché già mi sto infastidendo. Vediamo che cosa dobbiamo votare, ma quanto mi piace sta casetta, ma quanto mi piace sta casetta. Quanto mi piace sta casetta. Scuola Ember, forza. Allora, autosufficienza, comunità goliardica, indossiamo i sacchetti, due voti, ma siete pazzi, sta vincendo autosufficienza. Facciamo vincere questo. E niente. Pazzita. Diventata una vampira pure lei. E porca vacca ladra di Ember, che è sciatta, maledizione. Faccio io coi panni, faccio io. Butta il cibo variato, poi fai un pasto veloce e ci mangiamo perché sei in cintina e dobbiamo partorire. Latte verde, no. Voglio dello yogurt. Che fa lui? Dai, è fissato questo barbecue. Che problema ci avrà? Dove sta? Che problema ci avrà mai? Cioè, è pulito. Capisco. Vabbè. Allora, social bunny. Apri social bunny. Tutti contenti, messaggi. Mi pensavo di imparare a suonare la chitarra, ma. Ehi, Veggio, metto una parola a plagio. Va bene, feed. Nuovo. Vai a partecipare a qualche evento di cui scrivere. Che ne so, mi sono morti 82 fratelli. Cioè, potrei postare il fatto di essere triste? No, no, non posso. Va bene. Va bene così, va bene così. Dai, mangia. E voi abbiamo detto che avete studiato Sodom. Sì. Ok, dai che partoriamo. Dai che facciamo un bel bambino. Ne fai due? C'hai una pancia enorme, Paige. Non me ne farai due di nuovo, vero? 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 Fai uno solo? La maledizione dei Miller? Per sempre l'avremo, no? Ti pare? Mi squilla il telefono, il panico, un altro morto. Allora, oggi abbiamo sorpreso Jesse mentre cercava di hackerare i computer della scuola. Molto grave. Incrementiamo la responsabilità che ce l'abbiamo, va. Vieni, dai, siediti. Continua a scrivere, tanto è brutto tempo. E aspettiamo di fare un bel bambino. Che è successo? Poi già finito di scrivere un libro intero. Fantastico. Rivai al bagno e nel frattempo sei andato al bagno 82 volte. Hanno avuto l'esame. Risultato di Alex, sotto la media. Forse Alex avrebbe dovuto prepararsi un po' di più prima del giorno dell'esame, certo. Dov'è Alex? Alex c'è 10 a scuola, c'è 10 a scuola, è fantasticamente eccellente e nonostante tutto non è andato bene. Sotto la media Alex, sotto la media Ember, Alex ha lavorato sodo e ora uno studente liceo da 10, sotto la media, sopra la media, avanti così, GG. Ember ha raffato piattissimo perché scuola. Che bella cosa. Ragazzi, organizzatevi perché vostra madre deve partorire. Porca vacca. Le luci della ribalta si stanno affievolendo su Paige. Va bene. Allora, intanto mi pubblichi il libro. Vendi un editore. Qualcuno cadde dal nido dei Miller. Oh, il libro triste con l'occhietto che piange. Dai, 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 arriviamo al momento. Dai, dai. Peppa Moy Zerxa? Niente, Paige ragazzi non mi partorisce. Qui i giovancelli sono tutti da 10. Credo che nel frattempo cucineremo una torta. Che dobbiamo fare? Così ottimizziamo i tempi. Che i ragazzi non mi crescono. Tra l'altro, signori, dall'inventario ho trovato una sfilza di piatti che non si sa come li ritrovo, ma vabbè. Forse a scuola glieli danno, se fanno qualcosa di buono, che ne so, i progetti, non lo so, non lo so. Ogni tanto mi trovo dei conigli, vabbè, per sicurezza, perché io lo so, questi sono delle belve, a parte queste due che non mangiano, gli altri sono belve. Fanne un'altra per sicurezza, perché una la mettiamo in frigo con le candele e l'altra pure così, se la mangiano, almeno. Ora sta, mi specie, mi sta morendo. Deve fare cose. Carini fratelli che chiacchierano. Ragazzi, neanche i compiti vi faccio fare perché tanto avete tutti 10, che ve ne frega. Anzi, vabbè, non c'abbiamo niente a fare, fate i compiti. Ecco, tu i compiti in cella e più. Qua, fai i compiti. Pure questa, i compiti non ce l'ha più. Dove l'avete lasciati?
dove lasciare i due. Eccoli qua. Fai i compiti. Tu fai i compiti. Tutti, dai, fate i compiti. Tanto domani a scuola non ci andate. Festeggiamo il compleanno, ma almeno avete qualcosa da fare. Paige, manda a dormire sto maggiordomo, però ci inizia a farmi pena. Altre scelte, maggiordomo, signore in carico, vattene a letto, fa il favore. Vattene a dormire, prego. Ah, sapete che volevo fare? Bloccare la porta del maggiordomo, perché ogni tanto. Io non ce la faccio più, c'ho Tristan sempre intorno. Blocca la porta per tutti tranne il maggiordomo. C'è Amber che mi entra e mi va a letto del maggiordomo a guardare la televisione, ma che vuol dire? Ok, è arrivato! Il momento è finalmente arrivato, eccolo qua, è iniziato il travaglio, grazie signore, grazie. Allora, partorisci. Vai Paige, grazie infinite. Oh, Paige sta per avere un figlio. Ci siamo! Paige ha partorito un maschietto, bisognerà dargli un nome. Quale? Ci siamo, bambino, uno solo! Forse con tutte ste morti la maledizione dei Miller è finita! Ciao, patatino! Ciao, dondola, fai dei versetti! Ciao, nutri! Ah, ciao! Ok, ora mettiamo il coso, anzi, quando diventa bebè aggiungeremo l'ennesimo certificato con l'ennesima foto. Oh ragazzi, grazie infinite di essere arrivati come fino a questo punto e con queste bellissime immagini io vi saluto e come sempre ragazzi vi si ama e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella a tutti.